Cioè, da quando sono arrivati, questi dormono fuori, sotto la pioggia, con i materassi di gomma tutti bagnati all'aperto, e non si trovano quattro tende. Quando nei nostri magazzini dell'esercito, dell'aviazione, anche qui sicuramente, la protezione civile, ci riempiamo la bocca di tante parole, e quattro tende non si sono riusciti a trovare. Rispondo io. Grazie, Ministro. Allora, nei mesi scorsi ha funzionato uno straordinario sistema di ponti aerei che ha fatto sì. Ma secondo lei, scusi un attimo, ma secondo lei non arrivo alla conclusione, premessa, svolgimento, conclusione, come ci hanno insegnato alle scuole elementari. No, no, si è laureato direttamente. Allora, la questione è questa: noi abbiamo avuto alcuni mesi in cui hanno funzionato brillantemente i ponti aerei. Abbiamo gestito al meglio il fenomeno, tant'è che durante i mesi estivi Lampedusa non ha risentito di questo. Dopodiché si sono verificati due eventi. Un evento è stato determinato da uno straordinario e tutto sommato improvviso afflusso di siriani, e l'altro evento una difficoltà nella fotosegnalazione, nelle impronte digitali. Questo ha caricato il centro. Il centro è per 850 posti. A seguito di danneggiamenti prodotti da chi ci stava là dentro, il centro, che è di 850 posti, ha avuto una capienza effettiva e reale fino a 250. Abbiamo fatto l'appalto, l'appalto è stato vinto ed eravamo pronti a cominciare a settembre i lavori al fine di ripristinare la capienza originaria. Purtroppo, per le regole burocratiche italiane che tutti voi conoscete, la gara è stata bloccata a seguito di un ricorso di uno dei soggetti che aveva perso la gara. Quindi è stato bloccato la realizzazione dei lavori.